sapere se avevamo al governo una persona per bene o un delinquente affiliato alla criminalità organizzata. E per questa ragione doveva essere dato, e bene ha fatto il Parlamento a dare l'autorizzazione, a usare le intercettazioni telefoniche affinché si possa sapere come stanno effettivamente i fatti. E mi auguro che da qui a breve lo stesso Parlamento consegni alla giustizia, nei modi in cui la giustizia ha chiesto che gli venga consegnato, quei parlamentari in cui confronti pente misure cautelari, in carcere o agli arresti domiciliari, perché abbiamo bisogno di uno Stato di diritto in cui ci siano degli uomini delle istituzioni, ministri e parlamentari, che non commettono reati, non che non possono essere giudicati.